dei mercati il capro espiatorio, come se i mercati fossero l'unico posto di contagio. Non è vero! Grazie a tutti, siamo in diretta qui dal centro di Casa Massima. Oggi questa bella iniziativa che vede insieme il mondo ambulante della Puglia, gli invisibili, i cosiddetti invisibili, e anche il mondo del commercio all'ingrosso, del piccolo commercio di Puglia e di Bari. Quindi un grazie a tutti quanti per questa bella dimostrazione pacifica, questo desiderio, questa voglia di tornare a parlarsi, perché in questi due mesi si è creato anche un clima di terrore psicologico che ha impedito alle categorie, anche seppur solo, di potersi parlare, di esprimere la propria disperazione. Quindi oggi, grazie al sindaco di Casa Massima, grazie all'assessore, abbiamo aderito a questo invito e stiamo dando dimostrazione di grande vicinanza e di reciprocità. Le richieste nostre sono chiare, non abbiamo timori a chiedere gli indennizzi che spettano ad una categoria fortemente disagiata e danneggiata anche dai comportamenti da parte del governo. Fino ad ora questi 20.000 ambulanti di Puglia erano chiamati gli invisibili. Ebbene, questo guizzo di dignità oggi porta all'attenzione dell'opinione pubblica un disastro sociale che fino ad ora siamo riusciti anche e che ancora oggi stiamo dando dimostrazione di grande sensibilità e di grande correttezza comportamentale. Quindi ancora una volta grazie a tutti, noi continuiamo ad avere i rapporti istituzionali come li stiamo avendo con la Regione Puglia, ieri c'è stata la conferenza con il Presidente Emiliano, domani torneremo di nuovo a dialogare con la Regione, però se davvero le condizioni delle aree mercatali devono essere quelle parificate a un recinto che è inammissibile per un mercato, noi davvero siamo anche sul punto di chiedere che i mercati possano essere realmente sospesi, ma a condizione che comunque ci vengano riconosciuti tutti gli indennizzi di cui abbiamo fatto richiesta, altrimenti i sindaci stanno già avendo enormi difficoltà. I sindaci ci devono ringraziare, noi stiamo manifestando per loro, per le loro difficoltà, perché i sindaci non sanno come muoversi. Adesso proseguiamo con i nostri collegamenti stampa. Grazie Nicola. Allora sì, questa è la nostra seconda casa. Tutti i pomeriggi noi siamo qui al baricentro, i nostri fratelli, i nostri padri
grossisti, grazie anche a loro che stanno sacrificando anche loro i loro guadagni e le loro vendite che sono arrivate a zero. Quindi noi vogliamo semplicemente sapere come ripartire, non ripartire. Quando ripartire? Quando? Quando ripartire? Come e quando ripartire? Ho detto, noi lavoriamo all'unisono con i grossisti, perché noi a febbraio abbiamo caricato i furgoni, abbiamo la merce invenduta primaverile, hanno bloccato le comunioni, i battesimi, le cresime, i matrimoni, di conseguenza tutta questa roba di mezzo peso, noi adesso ce l'abbiamo sul stomaco per poter ripartire. A lavorare, ci dicano quando e come, subito, siamo in sofferenza, come rappresentate tutte le province, tutte. Grazie. Altri commercianti. Beh, evidentemente c'è un clima di tensione sociale che noi anche come associazione abbiamo anche cambierato. Però questa non è una rabbia, queste sono le legittime rivendicazioni di una categoria rimasta invisibile. Oggi questa categoria, i 20.000 ambulanti di Puglia,